Maria Laura Damora, dal Comitato Italia sono anche io presente. Sì. Buongiorno a tutti, è veramente con piacere essere qui, ma soprattutto vedere tutti voi, perché il Comitato L'Italia sono anch'io è nato in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, per un popolo unito, sotto tutti i punti di vista. Ho sentito nominare l'articolo 3 della Costituzione. L'articolo 3 della Costituzione esige che venga rispettato il principio dell'uguaglianza. Tutti i cittadini presenti sul territorio italiano devono avere uguali diritti. E questo, purtroppo, in Italia non avviene. Ed obbliga ogni governo, a prescindere dal suo colore politico, a farlo rispettare. E questo, in particolare negli ultimi 20 anni, non è accaduto. 19 associazioni di veramente impronta diversa si sono riunite, la CGL, le ACLI che io rappresento, per non sbagliare, e per me è importante leggerle tutte, l'ARCI, l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, Caritas, Centro Astalli, Coordinamento Nazionale delle Comunità d'Accoglienza, Comitato Primo Marzo, Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, Emmaus Italia, Federazioni Chiese Evangeliche in Italia, Fondazione Migrantes, Libera, Lunaria, Il Razzismo, Brutta Storia, Rete 2, Seconde Generazioni, per proporre due leggi ad iniziativa popolare, due leggi, una sul diritto di voto, ma non solo alle seconde generazioni. Perché non è possibile nella famiglia creare una differenza tra padri e figli. Nella famiglia o sono tutti cittadini italiani o non ha senso. Non possiamo ricreare questa differenza all'interno delle famiglie e quindi è giusto che anche i genitori abbiano riconosciuto il diritto alla cittadinanza ed il diritto al voto, perché un diritto alla cittadinanza senza il diritto di voto, che significa poter intervenire finalmente nelle scelte di quel paese, non avrebbe senso. Ecco che il Comitato le ha fatte camminare di pari passo, entrambe le due leggi, assolutamente. Perché? Perché ci sono 5 milioni, solo in Italia, 5 milioni di cittadini che non si vedono riconosciuti questi diritti fondamentali. E di questi 5 milioni, a differenza di quello che comunemente si dice e che altrimenti graverebbero sullo Stato italiano, sul nostro bilancio, soprattutto previdenziale, solo il 2,7% supera i 65 anni di età. Quindi tutte quelle scuse accampate per non riconoscere i diritti si scontrano con dati di fatto. E questi dati di fatto sono che il 22% di questi 5 milioni ha meno di 18 anni, contro il 16,9% della popolazione giovanile cosiddetta italiana. Il 47% ha un'età compresa tra i 18 e i 39 anni, pienamente produttivi. Gli ultraquarantenni sono il 30,7%. Parliamo di
una popolazione che è garanzia dell'economia italiana, ma garanzia anche di attuazione del sistema di welfare, così come da noi strutturato. Sono i dati, sono i fatti che ci dicono che sono leggende metropolitane quelle che il riconoscimento della cittadinanza, del diritto di voto comporterebbe in una situazione di crisi economica quale quella attuale, un ulteriore aggravio. Non è così, non è assolutamente così. In Ancona, soltanto in Ancona, sono state raccolte dal comitato 3.200 firme utili, perché le firme erano molte di più. Poi, una volta allegati i certificati elettorali, ne abbiamo potute conteggiare solo 3.200, secondo alcuni, beh no, 3.200 è un grande risultato. In un momento, e vi ricordate l'anno scorso, in cui c'è stata una grande nevicata, clima contrario, eppure 3.200 persone hanno firmato per questo, in Ancona. Ma a livello nazionale le firme raccolte non sono state le 50.000 richieste, ma ben 230.000 firme valide per il riconoscimento di quelli che sono diritti soggettivi. Non possiamo più considerarli interessi legittimi, questi sono diritti soggettivi a cui il governo deve dare finalmente una risposta. È stato un successo straordinario, ma questo successo è stato reso possibile grazie ai comitati costituitisi in tutta la penisola. Nelle Marche erano presenti, oltre CGIL, Acli Marche, l'ACALS, l'Associazione Immigrati Nigeriani nelle Marche, l'Associazione dei Marocchini delle Marche, l'ANOLF, Arci Caritas, la CISL, la Comunità Islamica delle Marche e la Comunità Islamica di Ancona, Comunità India, l'Urlo Mensile di Resistenza Giovanile, Rete Migranti, Scuola di Pace di Ancona e Senigallia. Si tratta di veramente associazioni e singoli che non si conoscevano, che non avevano mai collaborato prima in alcuni casi, che avevano diverse esperienze nel campo dell'accoglienza, dell'impegno per il riconoscimento dei diritti dei migranti, in alcuni casi non ne avevano affatto, eppure hanno ottenuto un successo straordinario, perché l'ulteriore messaggio della campagna L'Italia sono anch'io, che mi preme porre all'attenzione di tutti, è che se ci uniamo, se facciamo rete, se siamo un popolo unito anche in questo, nostri diritti non possono essere disconosciuti in alcun modo, ma dobbiamo essere uniti ora. Il comitato L'Italia sono anch'io ha interloquito anche a livello regionale con la regione Marche, che ha riconosciuto la validità delle proposte, anche se poi ne ha ufficialmente approvato un'altra, riduttiva, che non ci ha lasciato soddisfatti, perché riconosceva la cittadinanza solo alle seconde generazioni e, per quanto detto prima, non era possibile. Non si può continuare a creare cittadini di serie A e cittadini di serie B, non è possibile. Si è continuata, non ci siamo fermati, il comitato ha continuato, ha chiesto la calendarizzazione delle due proposte di legge. Purtroppo il precedente governo, in particolare PDL e Lega, si sono opposte. Ora, il 3 maggio, si è incontrati il presidente della Camera Laura Boldrini, che ha garantito il pieno sostegno. Perché
perché ci sono 230.000 firme che non possono essere disconosciute, ma anche e soprattutto perché si tratta di due leggi ad iniziativa popolare e quindi, a differenza di tutte le altre, sono rimaste perfettamente funzionali e valide, non sono decadute con la legislatura. E allora, se questo governo vuole, ha a disposizione due testi di legge già pronti, due testi di legge che già hanno avuto l'appoggio, già hanno avuto il riconoscimento da parte dei cosiddetti cittadini. Devono solo decidere ora, perché è tempo di farlo. Ed è questo che è stato chiesto ed è questo che si propone di continuare a fare a livello nazionale e a livello locale il Comitato L'Italia Sono Anch'io, ma non solo. Il raggio si è esteso, perché l'Italia non è che una parte di un gruppo di stati più grande che è l'Europa, l'Europa Unita. Maria Laura. Sì. E non è possibile, non tener conto anche di questo e fare in modo che tutte le legislazioni in materia di migranti in Europa siano uguali, siano allo stesso modo, quindi si agirà anche a livello europeo. Quello che il Comitato oggi chiede non solo alla CGIL, che ha offerto questa possibilità e che fa parte del comitato, ma a tutti voi presenti qui, partecipate. Il comitato non è chiuso, tutte le associazioni che ci sono qui, tutte le persone che qui sono presenti sono invitate ad unirsi a noi, ad unirsi in questa campagna. Grazie. Siamo Stefano.